E così alla fine Gianni Cooperlo, lo sconfitto delle primarie, colui che era andato allo scontro finale dei numeri con Renzi, per conto della guardia, se non vecchia almeno storica, del partito, da D'Alema a Bersani, fino ai cosiddetti giovani turchi, per capirsi, ha detto sì. Sì alla presidenza di un PD che domenica si presenterà all'Assemblea Nazionale di Milano con nuovi vertici e nuova segreteria. Finora Cooperlo aveva resistito agli inviti di Renzi, Bersani, che pure gli aveva consigliato di accettare, non pensava cambiasse idea, e su quei dubbi si potevano imbastire i primi interrogativi su quale fosse il verso più possibile per il nuovo partito formato Renzi. Che sia un vero e proprio ticket, come da qualcuno avanzato prima delle primarie, è presto per dirlo, ma di sicuro è un segno, il segno se non di una ritrovata concordia, di una concordia da ritrovare, per cacciare via tutti i pericoli legati a un passaggio troppo traumatico dall'era Bersani a quella di Renzi. E Cooperlo al momento, e non solo per ragioni anagrafiche, era l'unico a poter in qualche modo garantire, una volta diventato presidente, per l'unità di un partito in cui non erano certo mancati i veleni correntizi e interpersonali. Un'unità alla quale lo stesso Renzi, evidentemente con l'offerta della presidenza, dimostra di non voler rinunciare, in una fase in cui saranno da registrare, se non da ricostruire, gli automatismi interni e gli equilibri tra nuova segreteria e gruppi parlamentari. Una offerta che era stata già avanzata non a Cooperlo, ma a qualcuno a lui vicino per la segreteria, un'offerta rifiutata, si dice, proprio per un veto della vecchia guardia. Una scelta di garanzia per convincersi della quale Cooperlo ha dovuto riflettere per qualche giorno, che su di lui ci sia stato un vero e proprio pressing o no. La scelta di Gianni è stata salutata positivamente, soprattutto in zona giovani turchi, per tutti Fassina. La disponibilità di Cooperlo a fare il presidente del PD, ha detto, è un'ottima notizia. Ancora una volta Gianni compie una scelta di responsabilità nell'interesse di tutti. Ma per sapere quanto ci sia in questa scelta di sollievo o invece di annuncio di nuove frizioni, è presto per dirlo.